Buongiorno a tutti, in questo video vorrei parlarvi del mio nuovo romanzo, Gli Improvvisati, mio e del mio amico e professionista stimato Roberto Poggi, e vorrei spiegarvi perché abbiamo deciso di scrivere questo libro. Sapete già che sono autore di Introduzione alle investigazioni, che è il primo libro insomma, che cerca di spiegare in maniera concreta e pratica, senza troppi giri di parole, che cos'è il mestiere dell'investigatore privato e che cosa può fare l'investigatore privato. Quindi si parla di bonifiche ambientali, del reparto antifrode, insomma, raccoglie un po' tutto quello che c'è da sapere sul mestiere dell'investigatore privato. Lo potete trovare tra l'altro su Amazon, si chiama Introduzione alle investigazioni. E mentre invece siamo particolarmente contenti appunto degli improvvisati, che potete trovare se avete piacere di leggerlo su Amazon, perché in realtà è uno dei pochi libri dove non ci sono investigatori super professionisti, ma in realtà dei pasticcioni. È ambientato per le strade di Torino, tra l'altro una delle location in cui insomma succedono particolari avvenimenti è il Circolo dei Rettori, che sapete bene ospitare il Torino Crime Festival. E appunto ci teniamo particolarmente perché non è il solito libro dove insomma c'è l'investigatore alla James Bond super figo che risolve dei casi quasi schioccando le dita in maniera ultra semplice, ma in realtà raccoglie un po' di personaggi pasticcioni, appunto improvvisati, che cercano di risolvere insomma un giallo, un caso di scomparsa su Torino. E però diciamo che non sono proprio dei super, super professionisti, insomma, infatti faranno davvero una sfilza di pasticci uno dietro l'altra. È un libro, so che può sembrare di parte perché vabbè, arriva da me e da Roberto, però è un libro abbastanza frizzante, non è troppo pesante, insomma si legge abbastanza bene. Se qualcuno di voi ha voglia di leggerlo può appunto trovarlo sul nostro sito o su Amazon col titolo Gli Improvvisati. Grazie a tutti e vi aspetto nei prossimi video.